Ok, siamo qua con Sword of Mana. E dobbiamo scendere, mi pare. Allora, ho preso un aggeggio, un attimo, che lo mostro al pubblico qui presente. Ho sbagliato. È che non vado mai negli accessori, ecco qua. Ho preso questo coso qua, che mi mette di 55 tutte quante le robe. Che è l'anello Brownie che mi è stato dato da un mago nel coso... Nel posto nascosto, là. Che mi sembra di aver mostrato la parte precedente, però non mi ricordo, quindi non voglio dire puttanate. Devo andare di qua, usando sto coso. Uccidiamo il pesce. Adesso credo di essere più forte di prima, però non ne sono sicuro di essere... Cioè, sicuramente sono più forte, però non so quanto possa essere efficace. Perché appunto io non le uso mai. Non ho mai usato gli accessori per tutti i let's play, quindi. Palle. Fottetevi. Però 101 toglie abbastanza, eh. Tutto con un'arma che non è allenata, quindi mi sembra un buon risultato. Credo devo andare qua. Spero piano ci arriva dove devo arrivare, eh. Devo semplicemente capire dove. Ok, penso di andare su. Un attimo che uccido sto tizio. Dunque, il tizio di Brownie, il mago Brownie, non mi ricordo bene come si chiama, è un riferimento a quelli che hanno fatto il gioco, che si chiama tipo Brown qualcosa. Questo tizio qua comunque è tosto, ci ha avuto un po' per ucciderlo. Cioè, vuol dire, paragonato a quelli di prima. Mi tolgo comunque un cazzo lo stesso, eh. Uno. Non so se per vedere l'anello che ho preso perché... Boh, però mi sembra che non tolgano un cazzo. Ma perché sto usando sto affare? Usami la spada. Ecco. Andiamo di qua per forza. Credo di essere arrivato, mi sembra... Sì, salvo quindi. E lì c'è un coso che dovrebbe essere un robot. Beh, sono già stato qua, in passato. Tipo, prima di fare questa parte qua, cercando tipo il mago là. Coppa Angelica. E qui cosa c'è? Seme tondo. Cosa un robot? Caratteristiche tecniche tipo robot guerriero. Proprietario, merda. È tutto arrugginito, non riesco a leggere. Che ci fa una macchina imperiale da queste parti? Ah, e si è acceso. Oh cazzo! Ho cambiato arma per nulla. Devo usare l'arco. Il Kraken qua. Oddio. Credo sia tosto. Io sto colpendo, quindi ci tolgo qualcosa, meno male. Meno male che il mio amico qua c'ha le frecce, perché sennò si vedrebbe ancora meno qui. No, comunque, a giudicare da come è fatto sto boss qua, non è particolarmente forte, eh. Anzi, è abbastanza schifoso. Anche da sopra si può. Ah. Sì, ma guarda, è una merda di boss. Vabbè, era pensato per essere una merda perché aveva degli attacchi schifosi. Non poteva essere un boss veramente. Sono un boss gigante, vi spacco. No, era una stronzata di boss. Penso di dover andare o giù. No, allora devo tornare indietro. Vabbè, c'è un robot. Lo vediamo, si accende. Boss. Cazzo. Che succede? Lo sto chiedendo anch'io. Vabbè, io salvo, eh. Si è aperta una grotta qua.
vulcano sottomarino. Prendo la mia fidata spada. La spada del mana. No, non è quella. La spada del cazzo questa. No, non devo andare di qua. Sonic. No, vabbè. Però è... Qualcuno sta picchiando il mio amico. Mi sa che ha perso un sacco di vita. Credo. Ho sentito tipo toc 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 toc. Quello è il sono del Game Boy, ovviamente, quindi. Uccidilo tu per favore, che sono stordito qua. Vai, va avanti, va là. Niente. Questo stato qua che non ti fa colpire la gente, mi sa che è venuto fuori adesso, perché non l'avevo mica visto. Non l'avevo mai visto prima. Skaia di Geco. E ultimamente Luca Giurato, tipo a Striscia, cioè no a Striscia, in un talk show suo, non lo so, non trovo neanche un cazzo io della televisione perché non la seguo proprio. Però tipo... A Striscia facciamo vedere ogni tanto le sue gaffe così, no? E c'era una tizia che diceva che aveva paura dei gechi. E lei aveva capito che aveva paura dei ciechi. Forse il fuoco, non so cosa serve qua. Provo. No. Sempre che ce l'abbia comunque, perché potrebbe succedere anche che non ce l'ho. Appena non ce l'ho proprio. Ah, sicuramente roba nuova. Qui sopra non c'è un cazzo. Lì c'è la cosa. Forse devo usare la terra, vediamo qual è. Facciamo così, no, non credo però. Non è. No, sicuramente no. Già provato. Questo. Non è. Questo. Non è. E io tutti li provo, eh. Non è. Barriera, non credo proprio. Non è comunque. Posso provare il Muguro coso, però ne dubito fortemente. Oh, era quello? Ma che cazzo? Vabbè. Minchia, quanto cazzo ho perso. Vita, life. Life, please. Quanto cazzo ho perso di vita con quel coso di merda. La zucca di Halloween qua. Che fa schifo perché è morto subito il mimetico. Che è morto subito anche lui e non ha dato nulla. La zucca di Halloween 356. Quanto cazzo. Sì. Ma che nemici del cazzo. Due mimetici, dai. No, sicuramente no. Seme lungo. Mi pongo un piccolo quesito. Perché sono sceso di qua a fare queste due casse? Muori, muori. Devi morire. Come dice di morire, come dice GJ. Ok. Recupering life. Torniamo indietro. Questa cosa che esplode. Kill. Esatto. Non so che dire, anche perché sono un po' rincoglionito. Oggi ho passato tutta la mattina. Ammalato, diciamo. E non stavo proprio bene bene. Allora sono un po' rincretinito. Però lo voglio registrare perché appunto dopo una mattinata un po' bruttina, ho detto, mi devo consolare un pochino.
Provo a saltare, non ce la faccio. Provo a scendere di qua. Cioè, faccio questo tentativo. Non so dove cazzo devo andare. Aia, vabbè, va benissimo. Ho preso solamente 16. Andiamo di qua. No. Si è suicidata la zucca. No. Mica, ma... è da un po' di... ah, rega, sono fissate queste cose dei tizi che si suicidano. Ha preso ispirazione da Cyberman. Vabbè. No, no, no. Ok, basta che evitiamo il tutto. Vaffanculo, puttane. No, 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 no. Non è proprio il caso, assolutamente, di morire. E se muore il bardo me ne posso anche sbattere comunque in compenso. Però posso, lo riesco a salvare, l'ho salvato. Se bisogna esplorare qualcosa. Sta fermo lì il bardo, però dobbiamo curarci. Se uccide quel tizio lì, ok, ma non andare più avanti che c'è il meteorite che ci fa fuori. Fermo bardo, non fare il bastardo. Perché non guarisci? Ah, ok. Che cazzo è sta roba? Una nuvola invincibile. Andiamo qua. Ci vuole il cannone a risucchio per quella nuvola. Com'è che il gioco va così lento in sta parte? Sarà l'effetto della lava che è troppo HD per l'emulation. Vabbè. Andiamo qua. Però comunque mi ero perso, ma sto andando piano piano avanti, eh. Sto montando una nuvola. Nah, nah, sì. Ah, no, vabbè, sì, tanto mi dà solamente punti di esperienza in più. Cazzo è sto coso? Con le ossa di mucca pure lui. Canapa di Jad. No, 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 no. Aia. E possiamo anche scendere. E qui c'è solo... se c'è solo uno scrigno, un cazzo, era un posto inutile. Andiamo su. Su. No, seriamente, dove cazzo è che devo andare? Mimetico, lo uccido ben volentieri. Niente. Dove cazzo devo andare? Muori. Ok, forse non andare sopra, però avevo tutta la vita, Tutta, anche se c'è un... la prendo pure. Su. No, 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 non era la posizione giusta, c'era la strada giusta. Ok, scendiamo. Recupero un pochino di aura. Beh, bravo, L'ha fatto esplodere senza schiattare. Arrivo a 100 e poi mi accontento. Ecco qua, perfetto. Ma no, io mi sono perso qua però, Oh no, no, no. Qui sopra ci sono andato, mi sembra no. Vediamo. Sì, mi sa che c'era andato e c'è solamente uno scrigno di merda. Vieni qua che ti guarisco. Fido bardo, vieni. Bravo. Uccidiamo Sonic.
Ok, allora mi sono perso. Non che sia una novità, però. È andato a rimaroni. Ok. No, vieni, devi recuperare la vita anche te. Dove cazzo devo andare? No, 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 no. Suffering. The suffering. C'è un gioco della PlayStation che si chiama The Suffering. PlayStation 2. Io l'avevo provato tipo per il computer, ma aveva degli effetti sonori mancanti, e allora ho detto no, no, no. Se voglio giocarci, devo giocarci completo. Quella ce l'ho per la Play 2 da tempo immemorabile, ma non mi ricordo, cioè non ho mai voglia di giocarci. Ho poca iniziativa. Ed era Midway comunque, quello di Mortal Kombat. Praticamente la Midway, l'unico gioco di successo che ha fatto nella sua vita è Mortal Kombat. Pure Raven, quello ho delle notizie allarmanti. Quello con il doppiaggio fatto da gente che non era italiana. Per la PlayStation 2 era fatto dalla Midway. Ah, ok, penso di aver trovato chissà quale posto, invece niente. Niente di bizzarro. Scendiamo. Io mi perdo in questo gioco, cioè dove cazzo devo andare? Na 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 na. Qui mi sa che ci sono già stato, però. Sì. Vabbè. Comunque non si può dire che è stata una parte inutile perché ho battuto un boss. Per quanto merdoso fosse. Ho battuto un bel boss. Quindi non è stata una parte inutile, è stata una parte utile. Prendi vita, bravissimo. E potrei anche fermarmi qui, salvare tutto il resto. Se il bardo non muore. Vieni qua, ti devo guarire tutta la vita, così poi posso salvare tranquillamente. Che due palle. Faccio l'ultimo giro in giro, proprio così velocemente, giusto per vedere se mi è sfuggito qualcosa. E poi fermo la parte. Proprio turbo, faccio una roba turbo di un minuto scarso per, giusto per vedere se ho perso qualcosa per strada. Chi è che sta morendo? Sì, ma non puoi morire così. Vabbè, ormai. No, io no però, eh. Se muoio io è finita. Cos'è questo? Niente. Facciamo. Merda, ho preso fuoco. Facciamo così. Io mi guarisco la vita e poi salvo, che voglio evitare cazzi. Quindi FFox, alla prossima. Un attimo che recupero tutta la vita da che ci sono, perché. FFox, alla prossima, ciao!